questa nostra chiacchierata. Intanto buonasera, benvenuti, è un piacere vedere di nuovo delle persone sedute sulle poltrone di questo bellissimo teatro comunale. E non sarà un incontro lunghissimo, però sarà un incontro molto importante. Qui sono sedute delle persone che hanno lavorato e stanno continuando a lavorare per fare qualche cosa che lascerà un segno qui ad Aiello e non solo nel circondario, perché ad Aiello sta nascendo un nuovo, diciamo, un polo culturale in cui la biblioteca, mi sentite? Mi sentite poco? Adesso mi sentite di più. Aiello sta diventando un vero polo culturale insieme al territorio, ai dintorni, perché inaugureremo a breve, vero? Ora ti passo parola, anche la biblioteca comunale. Il sindaco ci dirà due parole su questa nascita importante, ma oggi siamo qui per raccontare qual è stata l'opera che in qualche modo ha dato l'avvio a questa necessità di raccontare. E l'opera la vedete alle mie spalle, Aiello ad litteram, scritti, ricordi e cartoline, a cura di Gisa Guidoccio e Bruno Pino. È un'opera dell'amministrazione di Elo Calabro, biblioteca comunale di Elo Calabro, edito da Officine Editoriali d'Arleto. Abbiamo qui, e ora vi presento i nostri protagonisti, i due curatori, Gisa Guidoccio. L'opera di stasera è un'opera importante e che mi rende orgoglioso di partecipare
come sindaco a questa presentazione, perché raccoglie quello che è stata la nostra storia, quello che gli autori hanno scritto, alcuni sono presenti, alcuni non ci sono più, e che grazie alle famiglie abbiamo avuto una testimonianza di quello che hanno lasciato. E quindi è un'opera importante che ci fa vivere il passato, ma ci presenta quello che loro hanno scritto al futuro e alle nuove generazioni, perché non può esistere un futuro se non si conosce la nostra storia. Aiello è una potenzialità veramente importante e che noi ogni giorno lavoriamo per poter sviluppare questa potenzialità. Lo stiamo facendo attraverso tante iniziative. Stiamo partendo per il recupero dei nostri beni culturali, come il castello, la nostra chiesa della Madonna delle Grazie. Un lavoro importante che ci proietta ad avere una visione diversa, e stiamo provando a portare le nostre bellezze, la nostra cultura, le nostre peculiarità fuori dai nostri confini, perché oggi c'è bisogno di far conoscere i confini, in particolare in questo momento dopo una pandemia, un periodo di guerra dove tutto si era un po' lasciato andare. Bisogna riprendere le nostre vite e dare vita ai nostri borghi, che sono borghi bellissimi, ma che oggi più che mai attraversano le difficoltà dello spopolamento, vengono abbandonati, le nuove generazioni vanno via. Ecco, noi stiamo lavorando anche su questo fronte per cercare di fermare questo fenomeno, che non è un fenomeno semplice che si può fermare con un batto di mano, ma stiamo lavorando per fermare questa drammaticità che attenaglia tutto il mondo. La biblioteca comunale sarà il fiore all'occhiello di questa comunità, perché anche su questo abbiamo lavorato e stiamo continuando a lavorare. Sarà un fiore all'occhiello perché daremo ai nostri concittadini un luogo di cultura, un luogo importante, che nonostante le difficoltà, come dicevo prima, ringrazio veramente Olga per il lavoro, come tutta la mia amministrazione, che stiamo portando avanti con sacrifici, perché oggi ci si scontra con delle difficoltà che noi ogni giorno portiamo avanti e affrontiamo. Come dicevo, la biblioteca rappresenta il fiore all'occhiello, lo sarà insieme al museo, non appena avremo liberato di altre situazioni, perché metteremo insieme tutte queste bellezze, queste particolarità da Aiello per rilanciare il nostro corpo e per avere un futuro migliore per noi e per le nostre future generazioni. Io vi ringrazio, e se ho dimenticato qualcuno di ringraziare mi perdonerete, ma l'emozione non è poca per me, ma ogni volta che prendo la parola, quando si porta a conoscenza dei cittadini quello che stiamo facendo, mi emoziona, e questo per me è sinonimo che mi voglia a portare ancora più forza, con più forza, il lavoro che stiamo cercando di portare avanti tutti insieme. Grazie a voi e buona continuazione. Grazie, grazie. Abbiamo tante cose da dire, però adesso entriamo un attimo in medias, prima di ascoltare altri due importanti protagonisti di questa serata. Voglio raccontarvi come nasce questa opera, che a dicembre sarà materiale, sarà distribuita in maniera cartacea e che oggi però esiste nella sua versione digitale. Aiello ad litteram scritti, ricordi e cartolini, appunto un libro collettivo. In realtà l'operazione nasceva in una maniera un po' diversa, no? Era la pubblicazione di un'opera singola di un autore aiellese. Ma la sensibilità, e qua se mi permettete sempre un po' di sensibilità femminile che nelle amministrazioni fa bene, giusto? Ha giustamente messo in evidenza che forse bisognava fare un'operazione un po' diversa, e ce lo racconta proprio quella che ha avuto questa sensibilità, Olga Terranova. Stretti per poter raccontare, quindi
anni l'estate di mezzo, tra l'altro, e però ci siamo buttati in questa avventura, diciamo, per realizzare questa biblioteca che si chiama Una Biblioteca per Tutti. Una biblioteca che vuole intanto recuperare già il patrimonio librario che viene possiede ed è tanto, e che per le varie ristrutturazioni delle varie sedi era un pochino così disperso in vari luoghi. Quindi abbiamo recuperato tutto, abbiamo acquistato nuovi testi, grazie sia al contributo del Ministero che ogni anno dà per l'editoria, e sia questo progetto della Regione Calabria, che è proprio un progetto finalizzato al sostegno delle biblioteche e degli archivi pubblici, e la cui finalità è quella di valorizzare proprio i territori affinché appunto attraverso la cultura, attraverso la valorizzazione delle tradizioni culturali, un sempre maggior numero di persone provenienti, non so, da altre realtà, ecco, possano far vivere e dare uno slancio ai nostri territori, che sono territori in deroga, quindi un po' penalizzati da questo punto di vista. E quindi è nato questo progetto, Una Biblioteca per Tutti. Per tutti, perché è dedicata veramente, noi l'abbiamo dedicata a tutti, a tutte le persone di varie età, le persone di varie età, di varie condizioni sociali, di varie condizioni anche fisiche. C'è una sezione che sarà dedicata, che è dedicata per esempio agli ipovedenti. Abbiamo acquistato un ingranditore, quindi per cui chi ha difficoltà visive, per esempio, può mettere il libro sul tavolo e quindi leggerlo agevolmente, ma anche ascoltarlo agevolmente, e quindi insomma, poi libri braille, libri tattili, per chi non abbiamo persone con questi problemi, però è aperta una biblioteca che è aperta al territorio, e a questo fine abbiamo già dei contatti per esempio con l'associazione Ciechi, e quindi una collaborazione che stiamo cominciando ad attuare, e che cercheremo di portare avanti nel tempo. Quindi una biblioteca che ha varie sfaccettature, avrà uno spazio per i più piccoli, quindi uno spazio dedicato per esempio alle minoranze linguistiche, abbiamo acquistato testi anche per le minoranze linguistiche, e quindi non so, questo progetto, voglio dire, che un po' si è sparsa la voce, anche entusiasmato persone che ci hanno voluto regalare dei libri, per esempio abbiamo ricevuto da un nostro concittadino tutti i suoi libri di narrativa, libri importanti, primi Strega, primi Cambiello, veramente abbiamo uscito, ci ha regalato tutti i 300 libri di narrativa, ma anche i libri di cultura calabrese. Olga, perdonami, è tutto questo veramente un grande arricchimento. È un grande arricchimento, sì. Ma io ci tengo veramente che tu ci racconti come nasce questo progetto. Ci arrivo adesso. Questo progetto, Una Biblioteca per Tutti, tra tutte le altre cose che vi ho appena detto, prevedeva la pubblicazione di un testo letterario di un autore agliellese. E allora abbiamo detto, ma no, Agliello ha dato i natali a tanti personaggi illustri che sono in letteratura, già, e quindi era molto riduttivo, non solo, ma ci sono autori che diciamo non sono più con noi, ma che hanno scritto, hanno pubblicato, autori che sono invece con noi, come Franco Pellatella, che ha scritto delle cose bellissime su Agliello e che tra poco spero ci faccia ascoltare un pezzettino di un componimento che veramente io ho trovato bellissimo, che fa rivivere Agliello come era un tempo. Fa toccare con mano le tradizioni, e quindi veramente non sono molto bene. E allora questo libro, abbiamo detto, no, non può essere la pubblicazione solo di un testo di uno scrittore agliellese, ma vogliamo racchiudere, ecco, invece, anche per dare, no, per diffondere e far conoscere la cultura del nostro paese e anche del nostro territorio, e non su un solo autore, che sarebbe stato molto riduttivo. E quindi è nata l'idea di questa antologia. Ne ho parlato
quando il genere ha parlato subito con Lisa, che ha condiviso la mia idea con Bruno, e poi mi sono rivolta all'editore Marco Marchese, che già veramente Marchese, scusa, io sbaglio sempre solo, lo meglio per questo, lo correggeremo però sullo cantino. E quindi ci ha dato veramente dei consigli preziosi per la stampa, quindi la produzione di questo testo. Era un testo che doveva essere, pensate, di 180 pagine, vero Marco? È venuto fuori un testo di 360 pagine, quindi abbiamo raddoppiato. E poi doveva contenere anche la sezione degli artisti agliellesi, perché Aiello non ha dato soltanto i Natali a letterati, ma anche ad artisti, basta citare uno per tutti, a Aloisi, a Raffaele Aloisio, che proprio ieri abbiamo visto, no, i suoi quadri a Rossano, a Corigliano. Però non è stato possibile fare questo, e tanti altri che adesso ho citato, è una strada appena iniziata. Però abbiamo deciso, perché la biblioteca fa anche un sito sul quale appunto verranno pubblicati gli eventi, i libri che noi possediamo, ci sarà, quindi il catalogo sarà messo sul sito, per cui chiunque potrà anche, non so se ti piace leggere un libro, potrà prenotarselo, telefonare, e ci sarà qualcuno che troverà già il libro pronto. Quindi un lavoro straordinario. Sul sito quindi ci saranno tutti gli eventi, saranno messi, c'è già il nostro libro. E poi oltre il libro è stata fatta la digitalizzazione, sempre dall'editore, dal nostro amico Marco, di 12 anni di delibere comunali, che ormai sono però storicizzate, perché hanno più di 30 anni. E quindi ne abbiamo fatto queste delibere 12 ebook, che sono già sul sito della biblioteca, chiunque le può visionare e quindi può scoprire quello che succedeva allora ad Aiello, quindi negli anni passati. Quindi una cosa molto bella, sono stati fatti questi 12 ebook che sono già stati pubblicati. E quindi tornando al libro, adesso che quindi ritornando al libro, abbiamo avuto quest'opera veramente imponente. Ringraziare davvero per il lavoro che a un certo senso ti hanno fatto di Gisa e Bruno, perché cioè, in così poco tempo sono riusciti a mettere insieme tutto questo materiale. Ora, veramente grazie. Ecco, a nome mio e a nome dell'amministrazione che sono di tutto, a nome di tutto Aiello, prego, perché poi è un'opera che entrerà nelle case di tutti. Io non mi dilungo più di tanto, ecco come nasce, perché faceva parte, questo libro fa parte di questo progetto Una biblioteca per tutti. Allora, e a questo punto dobbiamo andare ad interpellare immediatamente l'editore, no? E chiedere prima di poi di andare su quelli che poi l'hanno realizzata fattivamente, almeno nel suo contenuto, questa avventura com'è stata e quanto è importante, anche perché Officina Editoriale d'Aiello, appunto una casa editrice che insiste proprio su questo territorio, perché ricordiamoci che Aiello ha dei legami molto importanti con tutto il territorio circostante, Serra d'Aiello, Cleto, e poi di fronte c'è anche San Mango da qui, non lo devo nominare per forza, perché rispetto a questo c'è una news che vi darò tra qualche minuto. Però intanto, ecco, Marco Marchese, quanto è importante aver editato un'opera che racconta l'identità di un paese in questo caso? Buonasera a tutte e a tutti, io sono particolarmente felice di essere qui. Chi mi conosce un po' di più sa che non sono proprio il tipo della piaggeria, non sono neanche il tipo dei complimenti facili, io sono uno di quelli che ha sempre un se o un ma, un però. Quindi adesso dirò alcune cose e non sono per niente sulla piaggeria oppure sulla benevolenza, volendo se bene. Aiello da molti anni è un comune lungimirante, perché vedete, se c'è una cosa che salverà il sud, quindi non parliamo soltanto del nostro territorio stretto, è la cultura. Naturalmente ad Aiello una libreria non c'è,
Trento non arrivano i giornali. Non so se qui probabilmente sì, arrivano, però a Trento non arrivano i giornali, pensate un po'. Allora vedete un po' la lungimiranza di chi amministra un territorio e investe in quella cosa che salverà il Sud e forse salverà il mondo, che è una cultura. E lo vediamo in questo luogo, lo vediamo con il museo, lo vediamo con le attività culturali che vengono fatte ciclicamente. La biblioteca è stata un'azione assolutamente vincente, forse addirittura meglio della presenza di una libreria, perché tu in libreria devi andare, devi tirare dei fuori dei soldi per comprare delle cose, dei libri naturalmente, va benissimo questo, ci mancherebbe, che però in libreria rispondono addirittura a delle logiche di marketing e quindi il lettore viene pure orientato. In biblioteca questo non succede. Tu vai in biblioteca, hai un servizio pubblico, ecco qui la lungimiranza, ti puoi portare a casa dei testi, Olga, vabbè fatemi dire una cosa di Olga, se esiste Super Mario, qui c'è Super Olga. Fatemelo dire perché se esiste Super Mario qui avete Super Olga, veramente, che è quella che che è quella che diciamo, cioè io veramente non vorrei, cioè hai attraversato un periodo veramente intenso, e quindi diciamo queste vedete sono le scelte giuste su un territorio. E venendo al libro abbiamo anche ragionato, no? Perché all'inizio l'idea, ecco, dal singolo autore Aiellese si è arrivato e dice ma perché all'antologia, quindi ad una raccolta di scritti, e poi si è fatto un ulteriore passo in avanti, perché abbiamo ragionato, ma perché dobbiamo stringere il cerchio solo alla comunità Aiellese, mettiamo dentro un capitolo di autrici e autori del circondario, perché naturalmente Aiello Calabro territorialmente non è un'isola a sé, oppure una comunità chiusa, un territorio cieco dove arrivi lì e finisce lì. No, c'è tutto quanto un circondario e quindi anche legati strettissimi con tutto quanto il territorio, e ci è sembrato veramente opportuno fare questo. Poi naturalmente i miei validi curatori che ho poi dopo ingaggiato, vabbè, mi hanno presentato 360 pagine, ce l'hanno 180 a disposizione, ho detto ma che facciamo, le pubblichiamo lo stesso, perché naturalmente era difficilissimo andare a dire scusate, ma visto che voi l'avete prodotte, no? Cioè, chi dovevamo togliere? Ci dovevamo togliere la testa prima di noi per primi, no? Prima di togliere qualche capitolo. E quindi abbiamo fatto, diciamo, questo qui, che è un libro ancora, voglio dire, anche voluminoso, però interessantissimo, perché dentro ne trovate veramente tanti. Quanti sono? Più di 30 di autrici e autori. E trovate tantissimi generi diversi, trovate il territorio di Iello, trovate il territorio limitrofo. Quindi a dicembre sarà veramente una festa distribuire questa antologia, grazie, e bisogna dire grazie anche alla lungimiranza, e qui abbiamo voglio dire il testimone, un validissimo rappresentante, grazie alla Regione Calabria, che attraverso il POR ha messo a disposizione questi fondi non solo del comune di Iello Calabro, ma per fortuna ne hanno potuto godere decine e decine di altri comuni, in particolar modo proprio su quelle comunità dove c'è più bisogno di disseminare cultura, perché se non disseminiamo cultura e non moltiplichiamo le iniziative che promuovono la cultura, va benissimo lo spopolamento, ma sarà più accentuato, va benissimo l'imprenditoria, che continuerà a non crescere, va benissimo, cioè senza la cultura non c'è speranza. Tutto quello che viene investito in cultura sono investimenti che producono nel tempo dei risultati. Chiudo, lo vediamo proprio i risultati in questa antologia, perché la ricchezza di autrici e autori che io ho trovato ad Aiello,
grazie a Gisa di Docce e a Bruno Pino, che hanno con la loro conoscenza del territorio, delle autrici e degli autori, che hanno raccolto una parte minuscola di questi scritti. Ne sono uscite fuori decine e decine di autrici e autori che nei secoli hanno depositato segni di cultura e che sono poi dopo germogliate, ed è una ricchezza che voi non è banale, non trovate dappertutto, la trovate ad Aiello in questa quantità. E allora, se Aiello Calabro è così lungimirante da fare questi forti investimenti sulla cultura, questo è il risultato di una ricchezza culturale sottostante che si è stratificata nel corso dei decenni e anche di qualche secolo, perché c'è stata gente di cultura che quei segni li ha piantati, pubblicando, facendo cultura. E questi qui non lo troviamo, scusate, qui noi troviamo i buoni risultati. Ecco perché questa sera sono felice, poiché la casa editrice giovane è nata proprio in questi giorni, compie 4 anni, è nata nel 2019, un sogno nel cassetto che si è aperto dopo tanti anni, e sono veramente felice di aver fatto, grazie Angel, di aver fatto questa partnership con il comune di Aiello Calabro, perché questa è la direzione giusta. Poi abbiamo anche ragionato con Super Olga e abbiamo ragionato anche come liberare risorse, cioè nel senso, questa operazione non è stata un'operazione di mercato, perché vedete il valore della ricerca che c'è dietro a questo lavoro è un valore che vale probabilmente 8-10 volte di più il valore monetario che è stato pagato, mi riferisco ai curatori. Alla stessa maniera come 180 pagine sono diventate 360, voglio dire, ma come posso dire, la commessa non è cambiata. E alla stessa maniera come poi quando si è arrivato al quantum, perché tu comunque poi devi gestire dei fondi e devi fare un piano economico, su questo piano economico con Morgan abbiamo ragionato e abbiamo liberato risorse diverse, migliaia di euro, per avere la possibilità di rendere la biblioteca più funzionale con più cose. Ecco, quindi questo è il modo di operare che a me piace tantissimo, e quindi, come ho detto all'inizio, senza nessuna piaggeria, non ho se, ma e però da dire stasera, sono semplicemente felice di tutto questo. Grazie. Il museo, il teatro, la biblioteca e tanti autori. Su Aiello si sta accendendo un faro importante, e ancora una volta, ecco, è la dimostrazione che veramente la cultura ha una reale funzione, scusate, politica e sociale. Ora, questo faro che si è acceso su Aiello deve anche consentire ad Aiello di inserirsi in una rete regionale di interesse. Questa è una cosa molto importante, anche perché è un pensiero che evidentemente c'era quando è stato pensato, no, e realizzato già il teatro comunale, e quando sono state realizzate tante altre piccole opere che hanno contribuito a costruire questo puzzle. Franco Iacucci. Sì, ti ringrazio per una cosa, per me avete messo nella locandina a fare la conclusione. Io non ho capito che devo concludere, quindi hai fatto bene a darmi. No, ma questa è una domanda. Nel frattempo, non siamo ancora nella confusione. Poi a me piace anche alleggerire un po' la cosa, no? Perché la cultura è bella, però ancora abbiamo la devi rendere anche, la news. Ma ho fatto una battuta, niente di più. Io devo ringraziare l'amministrazione comunale, e particolarmente in questo caso a Super Olga, di avermi voluto qua, di avermi invitato stasera. Io sono contento, anche perché trovo tanti amici, no? C'è Bruno, c'è Gisa, con Bruno che è stato anche amministratore comunale da ieri, abbiamo fatto anche una serie di cose quando
c'è stato un impegno amministrativo che io credo che bisogna ripigliare, perché fa parte di una parte della storia gloriosa di Aiello, anche forse il periodo più splendido, diciamo così, sotto l'aspetto anche del ruolo che ha avuto Aiello dal 1500 al 1700 e qualcosa, dove c'era il feudo del cibo monastico. Aiello ha avuto veramente, e quindi abbiamo fatto delle belle cose, dobbiamo continuare a fare, dobbiamo ripigliarle secondo me. E quindi poi c'è il sindaco, c'è Angelica. Guardate, io sono uno che fa mia colpa con Angelica, perché io, preso da tante cose, a volte ho trascurato invece il ruolo e anche l'impegno professionale, la passione che mette Angelica nelle cose. Io credo che noi dobbiamo, sindaco Olga, tra virgolette, sfruttare quello che sa fare Angelica, che cosa fa, perché è una brava, è una che si impegna, è una che ci mette passione, che tralascia, come hai detto tu prima, non l'aspetto economico della cosa, ma ci mette quello che serve anche per dare uno slancio, anche, diciamo così, di avanzamento di un territorio. Lei sta lavorando molto, sta facendo veramente, si sta affermando, sta facendo una cosa che è bellissima, che è quello sugli Arbrecci, che è importante, perché è un altro pezzo di questa provincia. Poi un gossip proprio, io sto scoprendo proprio in questi giorni che il quartiere di Aiello Borgile probabilmente viene... La presenza degli Arbrecci e degli albanesi in provincia di Cosenza, specialmente perché poi ci sono anche comuni, uno in provincia di Crotone, però ecco, la presenza più importante nella nostra provincia, e secondo me, e io siamo stati insieme ad Angelica quando è venuto il presidente dell'Albania adesso a Spezzare Albanese, e io ho preso l'impegno di preparare una proposta di legge per, diciamo così, insegnare la lingua Arbrecce nei paesi, chiaramente, che sono di lingua Arbrecce. Questo è un fatto importante, perché le radici non si perdono, le radici sono importanti, come possono essere tanti esempi che ci sono qua. Poi stasera ho trovato ad Antonio Chieffalo, che ho sentito un paio di volte solo per telefono, ma io sono più vecchio di voi, quindi lo voglio dire, perché poi anche quando uno va a politica i sentimenti sono importanti. Io sono molto amico del papà di Antonio, perché il papà di Antonio è stato un protagonista positivo della politica in questo territorio. Io dico, ci tengo a dirlo, io lo chiamo zio Leo, che lui ci tiene tantissimo ad essere chiamato, e lui è stato un protagonista positivo, e io credo che ha lasciato un segno su questo territorio, un segno positivo, e io sono contento che stasera sei qua, Antonio, e poi quando vai a casa mi saluti affettuosamente. Che cosa dico io? Aiello, Marco, è un comune che ha grandi potenzialità, ma anche grandi difficoltà. Perché ci sono comuni vicino a noi, ma questo è un comune che ha potenzialità storica, architettonica, bellissima, ma ha un territorio difficile, perché ha un territorio di 40 km quadrati, e noi per tanti anni ci siamo dovuti impegnare a infrastrutturare. Perché guardate, quando parli di cultura, poi la cultura è fatta anche di alcune azioni che tu devi fare. Io quando sono diventato sindaco la prima volta, qui c'è il mio sindaco che è Franco Pelatena, quando io ero l'assessore con lui i primi
25 anni, noi ci siamo trovati, lo dico perché i passaggi sono importanti, in ogni frazione di Agrigento, e sono tante, tieni conto che Agrigento ha 20 apparecchiature comunali, 70 km di rete idrica, 100 km di strade comunali, una cosa che non finisce mai, noi in ogni frazione avevamo la scuola ed erano le pluriclassi. Con il dramma che voi potete immaginare a livello di offerta, di qualità dell'offerta formativa. E allora noi che abbiamo fatto? L'ha iniziato Franco e l'ho finita io. Noi abbiamo chiuso le scuole in tutte le frazioni. E vi posso assicurare, abbiamo chiuse con la protesta dei genitori. Perché in quel momento non capivano che... Dice, ma io ho una scuola sotto casa, perché mio figlio lo deve portare a Iena? Noi invece abbiamo fatto un'operazione, abbiamo accostato le scuole per trasportare i ragazzini e noi portiamo anche adesso, a Iello è uno dei pochi comuni dove non si paga la scuola, è gratuito, proprio perché c'erano le frazioni, c'erano famiglie tantissime che abitavano nelle frazioni e noi dovevamo la possibilità di far venire i ragazzi. Perché, ma perché non dare a questi ragazzi la contaminazione? Anche con i ragazzi del paese, la palestra, la biblioteca, il laboratorio linguistico, perché? E l'abbiamo fatto. Questo per dire che cosa? Ed è un gesto che è diverso dalla pubblicazione di un libro, però ecco, consentire a questi ragazzi delle frazioni, ti parlo del 1985, non ti parlo del 2020, insomma, no? Dove abbiamo fatto questo investimento che per noi significava un investimento culturale anche per dare una svolta e anche un innalzamento di qualità anche dell'offerta formativa. Quindi su queste cose noi ci abbiamo lavorato sempre. Quando io arrivo al gruppo adesso, noi abbiamo lavorato su questo, sulle infrastrutture, sul recupero dei beni culturali che ci sono in questa sul recupero del centro storico, e abbiamo avuto la possibilità. Guardate, quando noi abbiamo fatto il centro storico, alla regione Calabria ti imponevano di mettere il porfido nelle pavimentazioni. Noi ci siamo liberati, siamo stati il primo comune a ribellarci su questa indicazione. Ci abbiamo detto, ma scusate, ma il porfido, con la nostra storia e la nostra cultura, che c'è? È una pietra bellissima, ma è una pietra del Trentino. Non è una pietra, no, noi abbiamo imposto la pietra locale, che ha dei problemi sotto l'aspetto anche pratico, no? Però era una scelta che andava in per... E quindi abbiamo lavorato tantissimo a cercare di riqualificarlo questo porto, a cercarlo di toglierlo dall'isolamento, e quindi con un investimento importante che tirava lo sbocco a mare importante. Quindi anni che sono stati anni faticosi, dove gli investimenti sono stati tantissimi sotto l'aspetto delle infrastrutture. Adesso noi siamo in un'altra fase. Anche questo teatro, guarda Mario, io non mi dimentico mai, tu lo conosci bene, il mio amico, che è amico a corrente alternata, Pasquale Motta, allora non era amico mio, perché per una serie di motivi Pasquale è un po' umorale, no? Quando abbiamo inaugurato questo teatro, Pasquale fece un pezzo sulla C dicendo, ecco come si sprecano i soldi pubblici, ma come si può fare un teatro di quel tipo, perché quel bellino, no? In un comune sperduto a Iello Calabro, su soldi persi, ma non su persi per niente. Cioè per dire che, ecco, anche in questo abbiamo fatto un comune che è una casa comunale decorosa, cioè noi abbiamo cercato di renderlo. Adesso siamo nella fase in cui, Angelica, queste cose che abbiamo fatto in questi anni possono essere valorizzate al massimo. E abbiamo avuto anche l'esempio quest'estate, nelle giornate del FAI, quando abbiamo avuto visite, ecco, anche importanti, e hanno apprezzato la bellezza di questo luogo. Noi dobbiamo lavorare tantissimo, perché io sono d'accordo con te quando dici che una volta dice, ma con la cultura si mangia la cultura. Tanti dicevano, ben disprezzato.
non si mangia, no, perché c'è la cultura, si mangia e si mangia come? Perché io credo che questa è una terra che ha bisogno di tanta cultura, perché se noi dalle secche del sottosviluppo e dell'arretratezza, anche in riferimento a regioni che sono più avanzate di noi sotto l'aspetto economico, noi la possiamo vincere solo con la cultura. Non basta il ponte sullo stretto. Il ponte sullo stretto possiamo discutere se è un'opera utile o non è utile, se è prioritaria o non è prioritaria, ma sicuramente alla fine non farà fare un salto, perché rischia di diventare, se non ci abbini altre cose, rischia di diventare uno strumento di passaggio di questa terra che favorisce sicuramente l'andare in Sicilia, ma che non ti permette di fare. E noi abbiamo tante cose, a Ieri poi ne ha tantissime, ma ne ha veramente tante. E il libro che vedremo, io sono convinto che è pieno di contenuti, perché negli anni abbiamo visto che tanti dei nostri autori, diciamo così, hanno lavorato e si sono fatti apprezzare. Io credo che questa è una sfida importante. Io credo che questa amministrazione ha il compito di, diciamo così, di valorizzare quello che abbiamo fatto sicuramente, ma valorizzare non in funzione di chi l'ha fatto, perché le persone passano, ma di valorizzarlo in funzione delle potenzialità e a livello di ricchezza che può dare a questo territorio. Perché guardate, c'è il problema sicuramente dello spopolamento, e quando io sento battute sullo spopolamento e non si va a fondo del perché non è che è un fenomeno da ieri, magari si trova un fenomeno da ieri lo spopolamento. Noi abbiamo fatto uno studio quando io ero alla provincia con l'Oliverio sullo spopolamento anche in realtà che sono sia in Italia, il Piemonte e altri, ma anche in realtà come quelle della Spagna, della Francia, dove c'è questo fenomeno e non ci sono dubbi, perché è la causa anche di uno sviluppo distorto che noi in questi anni abbiamo privilegiato, e quindi non ce l'ho. Però io non sono più affezionato al fatto ma quanti residenti ci sono da ieri. Ormai la mobilità è una cosa che si fa con grande facilità, non è più come una volta che quindi dovevi essere residente. Ecco, allora noi abbiamo il compito, e finisco, di creare le condizioni perché Aiello sia attrattivo per i non residenti, non solo per i residenti. Questa è la sfida che noi abbiamo, e noi abbiamo tutte le potenzialità per farlo, non solo uno. Probabilmente Gisa, Bruno, io che cosa dico? Che a volte nei piccoli comuni non si fanno le cose perché si guarda a chi le fa le cose, no? Siccome quello che è antipatico io non partecipo a fare, ma io sono convinto che invece e l'amministrazione deve fare questo per creare, io forse nel passato ci sono riuscito di meno, di creare le condizioni perché le potenzialità che ci sono nel comune siano potenzialità, perché Luca è sindaco per 5 anni ed è il sindaco da ieri, non è il sindaco di Franco, è il sindaco di tutti, anche di chi non l'ha votato. E allora ecco, noi con tutte le riserve che possiamo avere, se vogliamo bene a questo borgo e vogliamo valorizzarlo e farlo uscire fuori, aiutarlo ad uscire fuori dalle secche che ci possono essere, io credo che il contributo deve essere un contributo di tutti, aperto, senza pregiudizi, io lo vedo così. E Aiello, per il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni, ci sono le precondizioni per farlo questo, perché anche questo gioiellino che abbiamo visto è un punto di forza, no? Poi sta a noi saperlo utilizzare e saperlo valorizzare. Questo io dico continuamente. Siccome le iniziative si stanno facendo sempre con grande difficoltà, io credo che noi abbiamo la possibilità di avere riferimenti importanti anche alla regione, e i riferimenti si fanno non solo avendo l'amico e il riferimento alla regione, ma proponendo progetti di qualità, perché
poi, guardate, se, se si fanno proposte di qualità è difficile per chiunque dire di no alle proposte di qualità. Poi bisogna accompagnarle, tutto quello che vuoi. Ma alla base ci devono essere le proposte di qualità. Che è giusto così. È giusto così. Quindi ecco, io nel ringraziare tutti voi, ma veramente di cuore, ringraziare Antonio, Marco, Angelica, non la ringrazio più, poi è agli esteri, quindi è anche, diciamo così, come dire, un debito nel confronto di chi ti ha dato i Natali, no? E quindi tu, che sei brava, Angelica, io la scopro tutti i giorni, guardate, Angelica è quella che da qui a poco, se non è già iniziato, Angelica, è quella che si è inventato il telegiornale a Brescia, nella televisione del mio amico Manuli, è già partito. In onda ogni weekend. Perfetto. Nel mio amico Manuli, che io l'ho visto l'altro ieri, e mi ha detto, mi raccomando, è da ieri, non ti dimenticare mai. Ma è bravo, è certo. Allora Franco, io ti ringrazio davvero, però io voglio essere sfruttata come voi dovete essere sfruttati, Silvana, Raffaele, Lorenzo, io vi prego di sono dietro le quinte, sono lì, il team della 17 con la luce, ve lo so, Giampo ti manda tanti auguri, saluti Don Ernesto di Cerseto. Saluto la vostra assolutamente Artano. Poi vedo l'Americo, cioè, non vi vedo, vi dovete perdonare al mio amico Cima, sempre presente. Quindi ci sono, grazie, noi dobbiamo sforzarci, Olga, sindaco, perché vedo poca presenza di alieni e questa cosa a luna e mezzo lavoravamo. Benissimo, grazie. Abbiamo mezzo di notte, Quindi ecco, farci conoscere anche più in generale, e io l'ho fatta lunga, però mi scappa. E grazie davvero. Io ho due novità per voi, però prima di andare giustificare la presenza importantissima di Antonio, tu hai tirato in ballo una persona che adesso vado subito a sollecitare. So che non ama parlare tantissimo in pubblico, però almeno ad una domanda dovrà rispondere uno dei due curatori, poi andiamo a Gisa. Bruno Pino, allora, curare questo libro in una prospettiva come quella che è stata raccontata, quanto è stato importante e quanto è stato difficile? Allora, intanto mi sentite, sì? Grazie al pubblico e grazie all'amministrazione comunale che ci ha dato questa opportunità di, per quanto mi riguarda, di chiudere un cerchio, no? Perché si parlava prima di, della nascita della biblioteca, del museo, del teatro, nacque per l'amministrazione di Iacucci, sia questi tre gioielli, diciamo, nel 2003 per quanto riguarda la biblioteca, poi chiaramente si butta un seme, poi c'è chi lo innaffia, usa pulire, come si dice, no? in dialetto. E quindi adesso arriviamo ai giorni nostri, che la biblioteca ha praticamente, diciamo, le porte. Quindi grazie per questa opportunità. E niente, allora, intanto io mi sento a disagio perché sono da questa parte anziché essere dall'altra parte, come in genere faccio, diciamo, come posizione, come spettatore. La domanda, sì, allora, questa esperienza è stata all'inizio, devo dire, entusiasmante, però ci sono stati anche dei momenti di, come dire, di non di tensione, ma comunque avevamo delle, come dire, delle idee diverse su come sviluppare il prodotto, e quindi è ovvio che ci sono state delle discussioni, diciamo. E quindi è giusto dirle. Per cui
diciamo, l'esperienza alla fine dei conti è stata positiva perché abbiamo tirato la barca sulla spiaggia, no? Quindi il prodotto c'è, non so a che punto sia buono. Mi fa piacere che Olga, l'assessore Terranova, appena l'ha visionato, è rimasta soddisfatta. Questo già è un punto, diciamo, favorevole. Mi aspetto però il giudizio vero e proprio da parte del pubblico quando avrà tra le mani questo volume, un volume corposo che è nato inizialmente includendo pochissimi autori, ma poi il discorso si è ampliato e ci metti gli autori locali, ma poi non ci metti magari chi è andato a scrivere la storia del luogo. E abbiamo cominciato con Liberti, ma anche con Fausto Rossetto, e mano a mano, insomma, si è ampliato un po', quindi abbiamo fatto, è venuta fuori, oltre alla parte, diciamo, poetica o dedicata alla poesia e alla narrativa, anche una parte dedicata a Aiello nella storia, a Aiello sulla carta, e poi tante altre cose, come per esempio mi vengono in mente alcuni autori importantissimi di Aiello, a cui Aiello dà di Natale, mi riferisco a Francesco Della Valle. Nel 2002 facemmo un'importante conferenza con uno dei maggiori studiosi di autori italiani di letteratura, Antonio Pino Magno, che è venuto da Aiello, e abbiamo fatto questa conferenza importantissima su Francesco Della Valle. Quindi Francesco Della Valle, poeta aiellese del 1600, che ha operato a Roma e che era, diciamo, è considerato anche da studiosi come Benedetto Croce, per esempio, una persona, un autore molto importante, e quindi come non inserire. E poi, oltre a lui, non tanto Giuseppe Della Valle, che probabilmente è un congiunto, un fratello, di cui abbiamo pochissime notizie biografiche, ma l'altro autore importante è Costantino Arria. Costantino Arria è più recente, più vicino a noi, dell'Ottocento, però ha fatto parte dell'Accademia della Crusca. Figuratevi che Giosuè Carducci, che penso conoscerete, lo aveva appellato puntiglioso linguaiolo, perché era lui di professione era magistrato, però si dedicava con Pietro Fanfani allo studio della linguistica, fece diverse edizioni del lessico, della Corrotta e infine Italianità, e quindi abbiamo proposto delle parole anche casuali, prese quella di questa importante opera. E poi man mano, adesso non ricordo bene chi c'è all'interno, però diciamo che le sezioni si sono costruite da sole. Noi abbiamo, come dire, prestato le mani, la tastiera, ma si sono con forza sono venute fuori loro, queste poetesse, queste scrittrici, questi poeti. Mancheranno tantissime persone, tantissimi autori, di questo ce ne scusiamo, già lo ha detto l'editore, era un libro pensato per 180 pagine, è stato raddoppiato, e purtroppo qualcuno non è potuto essere. Facciamoci una promessa, Bruno. Sì, ma poi d'altra parte c'è la versione digitale che può essere. Ma facciamoci una promessa qui con Gisa, facciamoci la promessa che una volta ogni mese, una volta ogni 45 giorni, lo decideremo insieme, leggeremo tutti insieme qui a teatro magari un brano, ci ricorderemo di uno di questi autori. Sarà anche un momento per raccogliere insieme agli eroi intorni, a capire veramente la grande ricchezza, la grande potenzialità che esiste qui. Non c'è bisogno di andare via a volte, basta saper guardare bene dove sei per emergere. Ed è forse una idea che ci è mancata nel corso del tempo, per cui ecco lo spopolamento è stato un dramma grosso, ma magari ripartire da questa iniziativa, sapendo
leggere di nuovo gli autori e raccontarli come avete fatto voi in maniera diretta, e farlo magari anche pubblicamente creando degli appuntamenti, se voi ci fate questa promessa, potrebbe essere veramente un modo per rendere non solo questo libro un'opera cartacea distribuita come sarà a dicembre, ma renderlo anche qualcosa di vivo. È un impegno che possiamo prendere? Diciamo che sì, si può prendere, perché non è molto impegnativo come impegno. D'altra parte, stavo pensando che ci sono state delle scoperte, no? nel costruire, nel raccogliere queste opere. Per esempio, per quanto riguarda la sezione dedicata ai paesi limitrofi, abbiamo avuto delle difficoltà a trovare degli autori. Per esempio, per Sarajevo è stata una sorpresa. Tra l'altro devo dire che sempre grazie a Rocco Liberti, che doveva citare, per esempio Franco Cariano Palermo, c'è un romanzo, insomma, dal primo capitolo che abbiamo letto, poi ci siamo fermati perché non entrare nell'economia, diciamo, dell'antologia, però sembra abbastanza importante. O per esempio un'opera che non siamo riusciti a trovare, di un, tra l'altro, ha dei legami sicuramente con Allievo, un autore di Lago, sempre del 1800, Geneo Bongino, si chiama Geniale, per cui c'è, autore di poesie, di romanzi, e quindi c'è tanto da scoprire, anche su autori che abbiamo tralasciato, nativi di Allievo, quindi c'è tanto da fare. Ritengo che si possa fare queste cose che proponiamo. Perfetto. Allora, a questo punto, ora che siamo entrati proprio in mezzo al racconto di libri, sì. Possiamo pregare la regia di far vedere l'indice. L'indice, regia. Per far vedere la ricchezza proprio degli autori. Perfetto, mentre arriva questa ricchezza degli autori, io arrivo. Nelle ultimissime pagine andiamo al nostro ospite, che ovviamente avrà da commentare questa operazione, e naturalmente sarà il primo invitato in questi appuntamenti. Però Antonio Chieffaglio, vi invito a salutarlo con un applauso, perché ovviamente è un esperto di libri, è colui che ha creato il premio Muricello, che dall'anno scorso anche Aiello può ospitare per alcune sue puntate, e con cui ci rivedremo ora il 25 con un importante libro che vi svegliamo tra un po'. Ma Antonio Chieffaglio è qui perché? Perché oggi Aiello entra in una collaborazione più stretta e più importante con il premio Muricello, perché la biblioteca ospiterà ogni anno i volumi, le copie dell'autore che vincerà il premio Muricello. Questa credo che sia l'inizio intanto di un'infrastruttura culturale importante, parlando di infrastrutture, ma anche un onore, perché stiamo cambiando la storia, non più le comunità che sono chiuse tra di loro, ma il vero dialogo culturale tra le comunità. Antonio. Io ho il telefonino acceso, ma perché ho messo il cronometro, dato che il mio intervento voglio che sia breve. È molto breve, però alcune cose devo dire. Questa iniziativa che noi stiamo portando avanti, intanto grazie di avermi invitato, perché ormai sto diventando di casa, conosco gli amministratori molto bene, e questo non è un semplice dato di fatto, ma è un'idea che si concretizza, cioè la collaborazione tra diverse esperienze, diverse realtà, che porta dei frutti molto seri, perché la cultura, si diceva prima, è vero che è promuove la crescita civile, e Nuccio Ordine, che molto recentemente diceva non si studia per arricchirsi ma per diventare migliori. Però io aggiungo anche un'altra cosa, e questo è verissimo, aggiungo anche che la cultura è come se non era un veicolo di sviluppo. Io vi porto due esempi perché sono una persona molto concreta. Caccuri Festival, 10 anni fa, era un borgo sconosciuto, io ci sono andato il primo anno perché Olimpio D'Amico è un nemico di sempre. Dopo 10 anni
quel borgo è completamente stravolto. È un borgo che è cresciuto economicamente, che è cresciuto dal punto di vista della visibilità e da una nuova identità e una nuova realtà. L'Atalanta che fino a qualche anno fa, fino a 15 anni fa, era quasi sconosciuto, il paese dove si celebra l'Atalanta, l'anno scorso ha avuto un concerto con la presenza di 600.000 persone. Ci siamo 600.000 persone nel giro di una settimana, il concerto finale erano 200-300.000. Quindi capite bene che quando si lavora bene la cultura diventa un veicolo di sviluppo. E come? Bisogna crederci, e bisogna crederci soprattutto, lo dico al sindaco, lo dico ad Olga, agli autori devo farlo quando si è ad Aiello. Io sono arrivato la prima volta da Aiello 2 anni fa, mi sono fatto un giro, c'era Olga, mio padre mi raccontava che Aiello è un bel paese per il trascorso di amicizia, ma non immaginavo che Aiello fosse questo. Io mi sono trovato di fronte alla realtà di un comune di una bellezza straordinaria, che peraltro rispetto a Cleto ha anche un ulteriore vantaggio, perché mentre Cleto è bellissimo e sta crescendo enormemente, però ha difficoltà perché è un paese in salita, Aiello da questo punto di vista è più avvantaggiato, ha molti più spazi dove si possono tenere degli eventi, e quindi forse l'unica cosa che si può appuntare negli anni passati è che non è stata fatta un'adeguata propaganda informativa su Aiello. Però vi dico una cosa a proposito di Franco Iacucci, che poi la storia di un paese è fatta di storia che non va dimenticata. Una delle cose che noi facciamo nel mio comune, che faccio sempre nelle attività del premio Municello, è il dovere di ricordare. Che ricordare da dove veniamo significa non solo capire la storia, capire noi stessi, ma significa anche dove si vuole andare. Aiello ha una storia che porta il nome di Franco Iacucci, e se oggi ci sono tutte queste cose che consentiranno al paese di crescere, perché io di questo sono convinto. Sono convinto perché ho visto il lavoro di questi 2 anni, ho visto il cambiamento che c'è stato anche ad Aiello Carpi, un paese di cui si parla in giro, un paese che comincia noi a San Marco e a Nocera, stiamo programmando per il prossimo anno un viaggio, io cito non il termine esatto, per venire qui ad Aiello ed è inserito nei nostri programmi. Stiamo parlando di 45 persone che verranno passare una giornata ad Aiello, l'abbiamo inserito nel nostro progetto perché Aiello ci offre la possibilità di vedere tante cose. E il sindaco, il Super Olga, come la chiamate voi, però io aggiungo un'altra cosa: sì, è vero che è Super Olga, però guardate che lavorare nella cultura con la passione che ha non è tanto spontaneo, perché significa avere quella marcia in più che ti serve per fare il salto di qualità, come sta facendo Aiello là. Realizzazione di una biblioteca non è un fatto soltanto, perché la cultura poi è molto più ampia, è un fatto di crescita a 360 gradi. Noi a San Marco la biblioteca stiamo facendo diventare un punto di riferimento non solo per la presentazione dei libri, ci teniamo la stagione concertistica, organizzeremo stiamo mettendo in moto i meccanismi per avere i diritti per poter proiettare alcuni eventi importanti. E perché abbiamo un sistema di videoproiezione nuova, cioè la biblioteca dovrà diventare un centro propulsore che non è soltanto di lettura dei libri, che è pure importante, ma che si muove a 360 gradi, ed è quello che può fare Orca, che potete fare voi ad Aiello, perché avete rispetto a San Marco una marcia in più che è data da un centro storico che San Marco non ha, che voi dovete mettere assolutamente in rete. La realtà dei contatti significa questo: conoscersi e spostarsi, mettersi in relazione, come abbiamo fatto con Olga, come abbiamo fatto con Angelica, con Olga, con il sindaco, ma anche con faremo con Marco, perché Marco è stato anche, loro conoscono il primo liceo, li abbiamo avuti anche ospiti diverse volte. Guardate che fare l'editore oggi non è mica una cosa semplice. Mettersi a lavorare, è bello che Cleto ha una tradizione, perché Cleto è nata alla casa editrice Pellegrini, ma non è una cosa semplice. Così come parlando e guardando loro, fare gli scrittori, ma voi sapete quanto
se si volesse pagare in termini economici il lavoro che hanno fatto, ma pensate veramente che un libro che costa 20 euro possa essere il giusto compenso? Qui ci sono settimane di lavoro, c'è una vita di studio alle spalle, e lo stesso vale per Marco, che ha fatto una scelta non semplice, perché i libri si vendono, e quando si fa un libro di 350 pagine si vende meno degli altri libri, perché i libri che hanno tante pagine normalmente si vendono meglio. È una scommessa, la scommessa che nasce dalla voglia di fare però delle cose belle. E allora, per chiudere, il premio Monticello, che noi abbiamo messo in piedi con l'obiettivo di promuovere la Calabria, di promuovere la cultura, di promuovere le eccellenze, ma anche di denunciare le cose che non vanno, perché noi facciamo anche questo, un premio che si sporca le mani, militante, che gira la Calabria e racconta le cose brutte, ma anche le cose belle che ci sono e che noi non conosciamo, perché fin quando non Aiello Caracolo, il sindaco, io l'ho seguito quest'estate, io lo dicevo prima, nelle cose che ha fatto, che facendo delle cose importanti, vedrete quello che sto dicendo io stasera, fra 4-5 anni, noi avremo una Aiello completamente diversa, frequentata, se le cose continueranno ad andare come stanno facendo andare loro, frequentata con turisti che porteranno bene, che porteranno sicuramente novità dal punto di vista economico, vedrete che ci saranno, perché quando un'amministrazione lavora bene, San Marco d'Aquino, 5 anni di amministrazione, l'ultima di mio padre, un paese di 1200 abitanti, aveva 6 caffetterie che funzionavano perfettamente. In 5 anni, e 5 anni successivi, le 6 caffetterie sono diventate 2. Non c'entra con lo spopolamento, perché noi abbiamo perso 70-80 persone che non ti fanno la differenza dal punto di vista economico. Ma non c'è stata la lungimiranza di fare tutta una serie di attività, come era stato fatto in passato, che avevano consentito ad un paese di 1300 abitanti di avere quel numero di caffetterie e quel numero di persone che venivano da fuori ogni sera, nonostante non fosse un paese come Aiello. Aiello crescerà nel tempo, e questo lo dovrete all'amministrazione, come dovete, e non bisognerà mai dimenticarlo. Luca, tu sei giovane, non te lo dimenticare che oggi ti trovi nel destino un paese difficile, perché è vero che è molto grande, molto complicato, ma con una bellezza che si è costruita nel tempo grazie al lavoro che ha fatto Franco e quelli che con Franco sono stati in questi anni. Chiudo, perché non voglio farla lunga, noi ci vedremo ancora a Aiello, perché il percorso che abbiamo iniziato è un percorso che non si concluderà qui. Aiello poi Aiello diventerà una sorta di seconda casa, ma poi guardate che bello, con Olga, Giuseppe, qui ci siamo sentiti, cioè ci siamo consigliati sul progetto della biblioteca. Sta diventando una famiglia. Beh, ma voi capite che noi vi ho presentato lo stesso progetto, eravamo concorrenti. Quindi io potevo anche dire, vabbè, o viceversa, fammi fare le cose mie. Abbiamo collaborato, alla fine è andata bene, perché io sono contento, però lo spirito è quello di cercare di fare bene insieme, perché facendo bene insieme si cresce sempre, non ci si perde mai. Quindi grazie ancora per avermi invitato, perché per me è un piacere le cose che facciamo e continueremo a fare. Però la mia presenza, come quello che abbiamo fatto sempre nel corso degli anni come premio Monticello, è quella di testimoniare il ringraziamento agli ospiti che ci sono qui, e non parlo di Angelica, che va bene, non delle cose che sono state fatte, ogni volta che mi trovo a parlare con Angelica, sfruttatela davvero, perché se io dico dobbiamo fare una cosa, dopo 2 secondi mi hanno messo a piedi 4-5 progetti che non, e vi posso assicurare che se il primo Monticello negli ultimi due anni ha vinto i bandi regionali, non è stata solo per la mia capacità, che senza falsa modestia, perché è inutile fare gli ipocriti, mi riconosco come la loro, ma perché Angelica mi ha dato una grande mano d'aiuto per alcune idee che sono state rivoluzionarie, stiamo portando avanti, e quindi lavoreremo, continueremo a lavorare insieme, però come premio Monticello sono qui per ringraziarvi per il lavoro che avete fatto e che state facendo, ringraziarvi perché purtroppo i ringraziamenti non sono scontati, spesso all'esterno i sacrifici che si fanno non si conoscono assolutamente. Io quando sento dire che un sindaco
gli aumentano lo stipendio di 200-300 euro che è stato fatto. Ma voi lo sapete, un sindaco di un paese come Piccolo, che cosa deve fare? Lo sapete che smette di vivere, che dalla mattina alla sera ti dice, lo sapete quanti rischi si assume? Quanti rischi corre dal punto di vista legale per risolvere i problemi della gente, che qui non si possono dire se non ci mettono le manette, ma si fanno perché si vogliono risolvere i problemi delle persone. Non si vive, e queste cose purtroppo all'esterno non si conoscono. Non si conosce quello che fai tu, non si conosce quello che fa Orde, non si conoscono i sacrifici di Marco Marchese, non si conoscono i sacrifici di chi lavora nella cultura, non si conoscono i sacrifici di Angelica che la sera fino alle 11 ancora sta a lavorare, non si conoscono anche i sacrifici miei. Quindi il premio Muricello è un atto di ringraziamento e di riconoscenza nei confronti di queste persone. La mia presenza qui vuole dire questo, oltre che ringraziarvi per, insomma, la collaborazione che sempre portiamo avanti. Grazie a voi per la Grazie Antonio, veramente parole importanti. Questa serata, intanto vi chiedo scusa se stiamo andando un po' lunghi, siamo quasi alla conclusione, veramente, però ci siamo detti le cose molto importanti, che ovviamente diventeranno un comunicato stampa, diventeranno una divulgazione pubblica delle preziosità che ci siamo detti. Prima di andare al momento artistico, che è insomma la nostra bella chiusura, però sono sedute in platea delle persone importanti che stanno aiutando a far crescere il territorio. Ne approfitto, li chiamo, non era previsto, però è una piccola intromissione sul palcoscenico. Chiamo Michele Bernardo, l'architetto Michele Bernardo, che fa parte del gruppo di Pubblica Opinione e di Luca. Tu ti ricorderai bene l'arrivo del professor Giuffenti qui ad Aiello Calabro, che è forse il più grande esperto di paesi e di spopolamento in Italia. Il professore sta lavorando, vieni Michele, insieme ad un gruppo di persone di cui io sono onorata di fare anche parte, ma che si sta anche allargando. Mettiti un po' più sotto i riflettori, ti perdoneremo per le spalle. E c'è questo gruppo che veramente, sicuramente, perché vedevo da qui veramente tutta una serie di sorrisoni sul tema spopolamento, che è stato centrale. E quindi c'è questo gruppo, che non è un gruppo politico, non è un gruppo, è un gruppo di persone giovani, più o meno giovani, chi più chi un po' meno, che sta lavorando sul tema spopolamento. E questo libro, questa opera, sembra proprio non cadere a fagiolo. Sì, effettivamente è incalzante. Innanzitutto buonasera, è la prima volta che vengo in questo teatro ed è stato emozionante, perché vedere un luogo dove si può in qualche modo scambiare la cultura, scambiare le idee e avere un punto di vista differente, e soprattutto parlare di quelle tematiche che sono all'ordine del giorno nei nostri paesi di vita vissuta, rende quel confronto aperto. Nei vari spezzoni di discorso che si sono susseguiti ho potuto capire quello che è il tema che ci lega come gruppo pure, che è l'amore per i paesi. Noi viviamo per questi nostri paesi, abbiamo creato questo gruppo proprio come confronto per creare uno studio su quello che è l'analisi dinamica dei territori dagli anni 60 dei nostri paesi. Parliamo di Serra, Aiello, Cleto, San Marco, il comprensorio in sostanza, hanno vissuto dei fenomeni. In famiglia tutti abbiamo avuto dei parenti che sono emigrati, avevano esigenze lavorative, mamme, mia nonna, di 9 figli, uno solo è rimasto qua e gli altri sono tutti quanti in Canada. E quindi questo fenomeno va analizzato. Ci siamo messi insieme, siamo professionisti ma soprattutto appassionati, e vogliamo creare qualcosa che sia divulgativo e soprattutto che porti a conoscenza al territorio, soprattutto quelli che sono i dati, perché le statistiche, i dati parlano chiari, e attraverso questa analisi potremmo rendere innanzitutto partecipe i nostri figli e le nostre generazioni di quello che è stato, ma avere una conoscenza per poter poi progettare un processo migliorativo e soprattutto lottare contro quella parola, la partenza. Io voglio resistere, voglio restare. Noi non vogliamo resistere, noi siamo andati qua, il nostro luogo è qua, quindi viviamo bene. Tu hai detto una cosa bellissima quando ci siamo incontrati l'altra volta: noi non vogliamo restare, noi vogliamo abitare.
E credo che, insomma, questo intervento in questo contesto, in un libro che racconta l'abitare, sia assolutamente, poi no, cioè l'improvvisazione funziona sempre, no? Da questi tocchi interessanti. Perché uno studio del genere condotto da Calabresi con il supporto di studiosi che tra l'altro stanno anche arrivando, non si svela troppo, però Aiello sarà il protagonista di un video che a breve sarà divulgato. Quel giorno anche Luca era presente, abbiamo fatto il colloquio con il professor Ciuffetti. Quindi ecco, queste operazioni messe a sistema possono dare veramente tanto, per cui la vostra presenza qui e questi tempi un po' lunghi però stanno trasformando questo momento che da solo di vi racconto cosa abbiamo fatto in un mettiamoci insieme, questa è una riunione operativa. Grazie. E adesso assolutamente sì. Io voglio dire, ringrazio Michele, poi Michele è originale da Aiello, pure Michele, non ti devi dimenticare. No, io voglio dire una cosa, guarda. Lo studio è sicuramente necessario, e non solo così, anche per capire come i fenomeni avvengono e come si stanno. Il problema però qual è? Quello che vedo io è di capire in Italia più complessivamente, in Europa e in Italia più complessivamente, che tipo di sviluppo stiamo mettendo in campo. Perché le politiche che stanno mettendo in campo in questo nostro paese che vanno nella direzione opposta di quello di arginare il fenomeno dello spopolamento. Perché quando io vedo, Michele, che 200.000 giovani l'anno scorso se ne sono andati all'estero e non ci sono andati per una scelta personale, perché chi va all'estero fa anche bene, ma sono stato obbligato ad andare all'estero perché qui e anche in Calabria noi abbiamo una, forse una delle migliori università d'Italia, l'università della Calabria è una delle migliori università europee, dove sforniamo ragazzi di grande qualità, però poi non gli diamo la prospettiva di capire. E la preoccupazione mia qual è, caro Marco? Che dalle politiche, io sono di parte chiaramente, no? Però dalle politiche che vedo messe in campo, quando io sento parlare dell'autonomia differenziata e noi come Mezzogiorno non stiamo creando un argine a questa cosa, forse supinamente l'accettiamo in un modo terribile, perché avrà delle conseguenze terribili per il riscatto del Mezzogiorno. Io vedo che le politiche non aiutano, perché lo studio è importante, però se poi non c'è una politica di investimenti, di attenzione verso, per cercare di capire come la forbice dello sviluppo tra nord e sud, invece di accorciarsi, io ho l'impressione che si sta allargando, e allora lì tu puoi fare tutte le analisi, se sono giuste fare l'analisi, diventa un dramma. E allora noi dovremmo mettere anche attenzione a capire, avere la tensione anche ideale di ognuno di noi di partecipare, non noi scrivendosi a un partito politico, perché tu hai fatto un'associazione su questo, no? A partecipare, un gruppo libero, come si chiama? È un gruppo che ha una tensione che si può impegnare verso. E allora ecco, noi dobbiamo capire come ognuno di noi non sta spettatore in riferimento a queste cose, ma partecipe nelle forme che ritiene più opportune. Una volta era più classica, c'erano i partiti politici organizzati, adesso ci sono tante forme per partecipare alla dinamica e al dibattito che c'è in questo paese, perché io sono fortemente preoccupato che c'è in generale una politica che invece di aiutare le aree più in difficoltà a recuperare il gap, ho l'impressione che si sta lavorando per aumentarlo questo campo. È una cosa che è sicuramente importante quello che si fa, ma poi alla fine bisogna capire come tu fai una politica che inverti la tendenza e la modifichi, perché io
Io vi posso assicurare, io sono uno che fa politica, no? È cambiato il modo di fare politica di come la facevo io all'inizio della mia attività politica, però io sono fortemente preoccupato in riferimento all'indirizzo che si sta dando a questo paese di uno sviluppo che è distorto, che invece di aiutare le difficoltà, aiutare le disuguaglianze, si stanno accentuando le disuguaglianze. Permettetemi, non è un modo per buttarli in politica, ma è un modo per dire quali sono poi i veri problemi che se non li affrontiamo, perché poi la politica si fa e le politiche sono scelte, e a secondo che scelte si fanno si va verso un indirizzo. Ma no, assolutamente, questo è la bellezza di quello che stiamo facendo. Noi stiamo dicendo che stiamo trasformando questo incontro in un'operazione pragmatica, in una nostra riunione. È sicuramente è vero, bisogna studiare il fenomeno e poi ragionare insieme le persone, capire che cosa bisogna fare, perché quando la politica centrale non risponde siamo noi, con la presa di coscienza, grazie ai libri, alla lettura, che aiutano la nostra presa di coscienza a capire che cosa fare, quali idee appoggiare e in che direzione andare. E quindi, ecco, la cultura è realmente politica e società ed economia. Gita, per chiudere questo nostro incontro, vogliamo leggere qualcosa di bello, perché poi io mi voglio prendere un piccolo momento. Cosa ci racconti di questa antologia? Salve a tutti e grazie per essere ancora qua. L'abbiamo fatto un po' lungo. Abbiamo studiato, diciamo così, tantissimi autori, sono state anche delle scoperte per me. Io ho sempre tenuto ad accumulare, diciamo così, i libri pubblicati ad Aiello, però devo ammettere che la mia biblioteca personale non era quanto quella del cognato Bruno, e quindi è stato per me anche una scoperta, tra cui quella che sto per leggere, di cui non sapevo, non avevo conoscenza. Il brano che ho scelto è di Giuseppe Plastino, nato ad Aiello Calabro nel 1924, deceduto a Decollatura nel 2015. È stato docente di filosofia e storia presso il liceo classico di Gallucci e preside del liceo scientifico Einstein di Catanzaro. Ha pubblicato saggi di argomento filosofico e letterario, poesie. Il romanzo Don Fausto, tuttora inedito, è ambientato ad Aiello Calabro. Don Fausto, capitolo 1. Il sole stava per tramontare. Il cielo, fin dal mattino, era stato coperto da nuvole gravide di pioggia che dalla marina, sospinte da un vento caldo di scirocco, salivano verso il paese, rendendo grigie e pesanti le campagne e a volte nascondendole affatto, il fiume giù nella valle, allorché il vento diradava la nebbia che era calata fitta, appariva serpentino per sparire, poi dietro una non molta alta collina. Le bianche case sparse qua e là, alcune appollaiate alle falde della montagna che sorgeva imponente, altre che sembravano arrampicarsi su per il monte maestoso, sembravano dare al paesaggio un lieto aspetto come di un grande e naturale presepe. Dei loro camini il fumo nero, dopo breve tratto, si confondeva col color plumbeo della nebbia. Un cane, lontano, abbaiava e gli faceva eco un altro, con voce roca, rispondeva al richiamo. Il paese, disteso ai piedi del castello, sembrava aspettare che il cielo si sciogliesse in torrenti di pioggia. Il vento, le nuvole che di tanto in tanto lasciavano scorgere uno squarcio di cielo, la nebbia che lenta risaliva dalla campagna, la montagna chiazzata di marrone, più o meno cupo, che lasciava vedere la vetta nascosta dalle nubi, mettevano nel cuore degli uomini una tristezza insolita. Poche persone avevano lasciate le case per sbrigare faccende inderogabili,
avvolte nei loro tabarri, tenevano strette le falde dei mantelli per ripararsi dal vento fastidioso ed affrettavano il passo per essere più pronti a rientrare. Le viuzze, perciò, erano deserte e soltanto qualche cane randagio, col pelo irto e con la coda tra le gambe, cercava il riparo sotto un portico o dietro un muro diroccato. Più in là si sentiva il martello di Mastro Eugenio che calava vigoroso sul ferro rovente che si piegava e si adattava ai disegni del fabbro. La bottega del calzolaio con i soliti amici del Mastro Vincenzo che fumavano la pipa e commentavano i fatti, non molti in verità, dei giorni precedenti. In quel momento sembrava più tetra del solito. Giovanni, il macellaio, aveva appeso al gancio appena aperto il suo spaccio, il quarto di vitello con la speranza che dopo 4 giorni qualcuno si decidesse a comprarne, mentre in cuor suo malediceva il momento in cui aveva pagato la bestia che cadendo si era rotta una gamba, credendo almeno per quella volta avrebbe guadagnato qualcosa. Fiorenzo se ne stava dietro al banco del negozio, fregandosi le mani, immaginando ipotetici investimenti finanziari. La cantina di Gregorio ospitava i soliti per di giorno, intenti a giocare, a carte, a urlare come matti alla fine d'ogni partita, illudendosi d'avere ragione sull'altro. La campana di San Giuliano aveva da tempo suonato a vespero per invitare i fedeli in chiesa e, a parte le solite donne devote, Don Gaspare non aveva visto altro e pensava alla misera questua che ne sarebbe venuta. I bambini che erano già andati a scuola, dove Don Peppino si sgolava per far comprendere a quelle teste intronate il sistema metrico decimale, ora svogliatamente ripassavano la lezione. Tutto sembrava svolgersi normalmente, ma non era così. E qua, puntini di sospensione. Allora, ma questo è un assaggio di questo paese della letteratura in cui sarà trasformato Aiello, con questo appuntamento che insomma... Ma io, a proposito di questo, volevo ricordare, anche se non è un evento diciamo conosciuto, però sono tanti anni che diciamo ad Aiello c'è la cultura del leggere non solo le poesie. L'aveva iniziato Bruno allora quando era assessore, ma anch'io poi ho proseguito, anche se diciamo a livello casalingo, gli incontri diversi, cioè gli incontri di poesia che diciamo svolgiamo nei salotti. E trasformiamo questo luogo in un salotto, perché sia un luogo pubblico e la letteratura divenga un fattore pubblico. Prego Pino, no, poi abbiamo in chiusura. Volevo aggiungere solo una cosa in relazione al brano che ha letto Gisa, sì, di Giuseppe Basto. Intanto grazie al figlio Goffredo, che tra l'altro è un apprezzato musicologo che insegna, a proposito di persone dalla paese che vanno all'estero, insegna in Inghilterra, non so proprio la materia, comunque lui è un musicologo molto, molto apprezzato. E, no, mi premeva dire, l'assessore Terranova già lo sa, che Goffredo Plastino, che attualmente mi sembra o è a decollatura o dovrebbe arrivare in questi giorni, è un prossimo, come dire, donatore di non so adesso i libri quanti sono, diciamo che sono 12. Ebbene, si aggiungeranno altri 4.000 libri, volumi della biblioteca di Giuseppe Plastino, che il papà è autore di questo romanzo, che peraltro ci aveva proposto l'autore di pubblicarlo molti anni fa, poi non se ne fece niente perché gli editori avevano pagato per pubblicare, ed era una somma diciamo che non era, però dico era sì, una cifra abbastanza importante che nemmeno l'amministrazione comunale poteva sostenere. Allora ti ringrazio. Io vi ringrazio, io vi avevo promesso che sarebbe stato un incontro breve, non è stato così, però sono venute fuori delle cose molto importanti. Abbiamo trasformato questa apparente presentazione del libro in qualcosa di più, in un progetto per questa comunità, e penso che allora sia valsa la pena restare un minuto di più.
ma la rimandiamo ad una delle prossime puntate e sarà proprio il protagonista a leggervi la poesia di cui voglio salutare con questi veramente pochissimi versi, leggo solo le prime strofe. È il mio paese di artigiani, esperti costruttori di ogni cosa, di case, scarpe, mobili e finestre, vestiti di gran moda, sedie e cesti. Sappiamo forgiare il ferro ad ogni foggia, le scarpe pur con cuoio, spago e gomma, anche l'argilla per far le pignatte, le tegole, i mattoni e i cucumielli. Cucivano e tessevano nostre mamme, facevano con i ferri maglie e calzettoni, dolci e biscotti sapevano manipolare, eppure brave al forno, fare il pane, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la mia. Sono i versi della lunga poesia di Franco Pedatella, ovviamente papà, quindi però non ci tenevo solo perché l'ha scritta mio padre, ma perché racconta esattamente la ricchezza di Aiello e quello che Aiello può, deve intanto alla responsabilità di divulgare intanto la regione Calabria e poi anche oltre, si spera, però cominciamo con la Calabria, e soprattutto deve tornare ad essere, perché queste vie devono essere piene di artigianato e bisogna trovare il sistema per farlo. Grazie a tutti. Allora.